me, Signor, tosto se invegna. Io non creerave altro consiglio. Il vostro è buon, ma questo... Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel romanzo storico, storico, lo sottolineo, dal titolo La pazza di Tagliacozzo, appena pubblicato da Aporema Edizioni, di Alessandro Cucuru, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ci parli della pazza ma anche della battaglia, immagino. Quindi io, come mia abitudine, lascio subito a lei la parola perché ce lo illustri. Prego. Allora, questo è, come diceva giustamente lei, un romanzo storico che però, come nei precedenti che ho scritto, dedicati a Castelsetrio, località in provincia di Varese, ma al confine con la provincia di Milano, si basa su una ricerca storica, quindi c'è ovviamente spazio per la fantasia e per l'invenzione, ma soprattutto quello che deve essere chiaro è che le basi storiche io ho cercato di renderle più solide, il più realistiche possibili. Il romanzo, ecco, una cosa che intendo dire subito: a me piace raccontare dei luoghi che uno ha visitato o addirittura vicino ai quali vive. Io ho fatto questo ciclo su Castelsetrio, che è cominciato 10 anni fa circa e si è concluso 2 anni fa con 3 romanzi, proprio perché abitavo nei pressi di questo sito archeologico. Di conseguenza lo visitavo spesso, le sue vicende mi hanno molto appassionato. Inizialmente volevo scrivere solo un romanzo dedicato alla fine di Castelsetrio, però ho finito col scriverne 3, quindi parlando del periodo longobardo, del periodo romano e appunto del periodo delle lotte fra i Visconti e i Torriani. Ne ho scritti 3, ci tengo a dire che però sono tutti romanzi autoconclusivi, nel senso a me non piacciono le cose in sospeso, quindi tra l'altro non potrebbe essere diversamente perché parlano di 3 epoche molto distanti fra loro. Partiamo dal V secolo, poi passiamo appunto al 700 d.C. per finire al 1200. Nel 1200 ci sono rimasto storicamente con la pazza di Tagliacozzo. Mi sono spostato molto geograficamente perché anch'io geograficamente mi sono spostato. Da 2 anni vivo al confine fra Lazio e Abruzzo, nella provincia di Rieti, però in una zona che è una specie di enclave, chiamiamola così, in territorio abruzzese, quindi io a est, a ovest ho l'Abruzzo, a sud l'Abruzzo, solo a nord ho il Lazio. Il paese si chiama Pescarocchiano e ha anche un piccolo ruolo nella parte finale del romanzo. Perché la vicenda di Corradino di Svevia? Perché è una vicenda che mi ha sempre appassionato fin da quando ero bambino. Mio padre era a sua volta un appassionato di storia e mi parlava spesso di questo giovane, giovane erede di una casa nobile che, vabbè, piccolo spoiler per chi non conosce la storia, finisce molto presto, una vicenda che si conclude in maniera abbastanza tragica molto presto, sulla quale sono state scritte poesie, sulla quale sono stati scritti dei saggi, sulla quale però non sono stati scritti molti romanzi. Io ne ricordo uno, e l'ho letto anche, che risale agli anni 90, che è Corradi, di Italo Alighiero Chiusano, credo. Però questo discorso di romanzare la storia mi è venuto proprio perché io fisicamente mi reco spesso per altre ragioni nei luoghi dove si è svolta questa battaglia. Una battaglia che storicamente è conosciuta grazie a Dante, che ne parla nella Divina Commedia, dice: i versi sono di là dal Tagliacozzo dove senza armi vinse il vecchio Lardo, e che ha un risvolto molto importante per la storia d'Italia. È una battaglia famosa, ma non famosissima, direi, perché non molti, secondo me, si rendono conto di quale svolta abbia rappresentato. È una svolta epocale perché, secondo me, quella battaglia segnerà per sempre il distacco del nord dal sud, come destini, ecco. Fino ad allora, ecco, la diatriba Guelfi-Ghibellini, la lotta, proprio perché la lotta fisica, anche non solo politica, aveva coinvolto un po' tutto, era stata abbastanza trasversale, da nord a sud, c'erano questi due schieramenti.
che poi avessero come riferimenti davvero l'imperatore e il papa, è tutto da vedere, c'erano altri interessi dietro questo. Ma da lì in avanti cambia, da lì in avanti il sud seguirà il suo destino e il nord e il centro seguiranno un destino completamente diverso. La sfida di questo romanzo è stata quella di, per la prima volta, uscire dalla narrazione in terza persona. Io ho sempre usato nei romanzi precedenti la narrazione in terza persona, tranne che per breve parte. Questa volta mi sono imposto, tra virgolette, una sfida particolare, quella di usare la narrazione in prima persona, quindi un personaggio femminile che parla in prima persona, e oltretutto appunto un personaggio femminile, quindi io racconto con la voce di una donna, che è una cosa abbastanza rara per diciamo, un uomo. Ci ho provato, ho avuto chi mi ha assistito, ho avuto il punto di vista femminile che mi ha aiutato poi nella correzione, ma di questo parlerò dopo. Quindi c'è un antefatto che è narrato in terza persona e un epilogo molto breve, quindi epilogo e prologo sono narrati in terza persona. Senza spoilerare nulla, possiamo anche raccontarlo perché poi questa cosa è scritta anche nella sinossi. Io mi sono immaginato Cino da Pistoia, ventenne, Cino da Pistoia, amico di Dante, Dante grande appassionato di politica fin da giovane e di storia e di eventi del suo tempo. Che viene a sapere, insomma, che c'è questa donna che vive in solitudine sopra il luogo dove si è svolta la battaglia e che ne è stata testimone e manda questo suo amico che è in giro per gli affari di famiglia, perché è famiglia di commercianti, a intervistare, chiamiamo così, questa donna sulle sue vicende. Da lì parte tutto e poi ovviamente si chiude. Quando finisce il racconto, dal primo capitolo in avanti parte appunto il racconto di questa donna che proprio per caso si è trovata coinvolta negli eventi. Cosa possiamo dire? Che è una cosa importante: questa donna è praticamente l'unico personaggio di fantasia della storia. Tutti gli altri personaggi sono storicamente esistiti. Io do voce a tutti e sono personaggi davvero molto diversi fra loro come carattere, come destino, quello che poi accadrà a ciascuno di loro, ma sono dei personaggi che sembrano proprio tratti da un romanzo per le loro caratteristiche, c'è cioè il coraggioso, il pavido, l'intrallazzatore, l'egoista, insomma c'è davvero di tutto. Quindi si trattava solo di metterli in scena e di riempire i buchi lasciati dalla storia, perché ci sono alcune svolte nella battaglia di Tagliacozzo che portano alla battaglia di Tagliacozzo che sono davvero particolari. Lì dice: beh, perché a questo punto hanno preso questa strada proprio fisicamente? Perché sono andati di lì invece che andare di là? Perché a un certo punto qualcuno preferisce non partecipare alla spedizione oppure inizia a partecipare e poi si ritira? Tutte queste vicende che accadono non hanno una spiegazione, ci sono delle ipotesi e lì lo scrittore ovviamente può sbizzarrirsi e raccontare quello che suppone sia accaduto. A me incuriosiva il Se non ci sono titolo. domande, proseguo, dico No, qualcos'altro. dicevo, a me incuriosiva Ecco, il titolo. la pazza di Tagliacozzo è anche un po' un gioco di parole, perché ovviamente questa donna viene ritenuta pazza perché vive praticamente da sola in mezzo ai boschi. Poi ha anche alcune capacità, diciamo capacità, non voglio dire paranormali, ecco, non è una strega, non è niente di tutto questo, ma ha qualche intuizione attraverso i sogni che si rivelerà, nel corso della storia, appunto lascerà. Creerà un po' di suspense. Gli abitanti del luogo che la trattano bene e la rispettano sono da lei trattati bene e rispettati, gli altri vengono tenuti alla larga. Quindi la pazza di Tagliacozzo è per questo. Diciamo una cosa importante: ecco, la battaglia non è avvenuta fisicamente proprio a Tagliacozzo, in questo paese, è avvenuta nei pressi, però sono quasi una 15 km di distanza. Perché è avvenuta molto più in là, molto più a est e leggermente più a sud, in una zona pianeggiante, perché i piani palentini, infatti, alcuni volevano ribattezzarla, la
battaglia dei Piani Palentini non è stata ribattezzata in questo modo, semplicemente perché appunto ormai Tagliacozzo era legato a Dante e Dante le aveva dato questa notorietà. Quindi è rimasta la battaglia di Tagliacozzo, ma in realtà è la battaglia dei Piani Palentini. Questa è una cosa che bisogna un po' specificare. È pazzo davvero? Si è inventata tutto? No, perché ovviamente questo lo possiamo già anche anticipare perché ci sono dei riferimenti precisi agli altri personaggi. Un personaggio in fantasia femminile, ovviamente attribuisco un ruolo femminile a una donna in mezzo a tanti uomini e cercando di rendere credibile, ho cercato dei pretesti per far sì che questa donna fosse al seguito della spedizione e ci restasse fino alla fine, fino alla sua conclusione. È interessante, ma penso Sì. che sto pensando alla forma letteraria di questo romanzo, alla sua scrittura, no? Come Ecco, la avviene. scrittura, ecco, è una questione molto importante perché fin dal primo romanzo, ecco, io ho avuto questo problema. Ovviamente non si può ricreare una lingua del tempo. In Sibrium, che è il mio primo romanzo, addirittura siamo alla caduta dell'impero romano. Entrano in gioco un sacco di etnie proprio perché c'è stato questo, chiamiamolo colpo di Stato, Odoacre al potere, ma Odoacre stesso comanda dei Germani che non parlano esattamente la stessa lingua e i cosiddetti italici, l'Italia non esisteva ancora. Che lingua parlano? Parlano il latino, sì, ma parlano un latino, chiamiamolo molto imbastardito, non certo il latino dei Ciceroni, i classici. E allora come li fai a dialogare queste persone? Che modi di dire adoperi? I modi di dire sono gli stessi di oggi? No, ma lo spirito che c'è dietro sì. Quindi io fin dal primo romanzo ho fatto questa scelta di usare un linguaggio moderno. In questo caso qua, sì, l'italiano stava nascendo, stiamo parlando di vicende contemporanee praticamente a Dante. Credo che quando c'è la battaglia di Tagliacozzo Dante abbia 3 anni, va bene, quindi però l'italiano volgare stava già nascendo, si stava evolvendo, ma avrei dovuto usare il linguaggio del Boccaccio per dire che è un altro narratore del tempo, non credo che l'avrebbero capito. Quindi sì, ci sono delle espressioni medievali, un modo di rivolgersi all'uno con gli altri, il voi, ovviamente lei non esisteva. Però per il resto il linguaggio è molto moderno, il mandarsi a quel paese è molto moderno perché ci si mandava a quel paese e di conseguenza sì, non è assolutamente è un romanzo che deve scorrere velocemente perché la narrazione, soprattutto nella prima, è la narrazione di un viaggio, la battaglia arriva nella fine, la spedizione di Corradino parte appunto dalla Svevia. Quindi attraverso il Tirolo, attraverso il Nord Italia e attraverso Mezzo Italia, prima di arrivare a Tagliacozzo, e dura quasi un anno. Essendo già quindi un romanzo di viaggio, uno può appesantirlo anche in altri modi. Un viaggio però durante il quale fin dall'inizio accadono parecchie cose, alcune di queste molto strane. Quindi sicuramente un linguaggio moderno. Bene, io direi che bisogna andare in libreria a comprare il libro, no? Che è il modo Sì, ecco, migliore. il libro è in distribuzione da poco, quindi non è ancora facilissimo ottenerlo, però piano piano i distributori si stanno attrezzando, è appena uscito, ci vorrà del tempo. I piccoli editori, e io lo so perché appunto sono stato uno dei soci fondatori di Aporema Edizioni, che però dall'anno prossimo cambierà vertice e continuerà con questo marchio, ma con un altro tipo di direzione. So benissimo quindi che reperire in libreria i libri degli autori esordienti e degli autori poco conosciuti delle piccole case editrici non è facile, però basta ordinarlo e il distributore poi l'arriva. Poi c'è il sito di Aporema dove si può acquistarlo direttamente senza spese di spedizione e ovviamente anche i vari siti online che l'hanno a disposizione. Faccio vedere la copertina nel caso qualcuno non l'avesse ancora vista, eccola qua. Ok, una copertina dove appare come immagine un attimino la protagonista. Sono stato abbastanza in dubbio se mettere un'immagine o meno perché
A volte non lo si fa perché si vuole lasciare al lettore la facoltà di immaginare il personaggio come vuole lui, però la descrizione è più o meno quella, quindi una ragazza molto giovane, con i capelli corti, con questo taglio di capelli che ha delle motivazioni, poi verranno spiegate, sullo sfondo ci sono come in un sogno appunto i gigli di Carlo d'Angiò, che è il cattivone della storia. A mio avviso, a quale faccio fare la parte del cattivo, ma perché la storia e quello che poi lui effettivamente combina di certo non lo fanno uscire bene, dall'altra parte invece lo stemma della casata di Svevia. Diciamo che Corradino di Svevia era il nipote di Federico II. Io spero solo questo. Lo scopo dei miei romanzi è quello di non far conoscere proprio perché magari le vicende alcuni le conoscono già, ma approfondire alcune vicende storiche in particolare. E quando riesco ad avvicinare alla storia qualcuno che di solito alla storia non si avvicina per qualche motivo e da lì si appassiona, per me è già una grande vittoria che queste persone siano 1, 10 o 20, ha poca importanza. L'importante è riuscire in questo scopo. Mi sembra un'ottima prospettiva, quindi io a questo punto, come mia abitudine, ricordo il titolo, che è La pazza di Tagliacozzo, appena pubblicato da Aporema Edizioni, di Alessandro Cucuru, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro gradito ospite, che io ringrazio. Ringrazio voi per l'ospitalità. Dico solo una Invece. sola precisazione sul cognome perché non ce lo siamo detti prima. Il cognome è Cucurù perché l'accento va sulla prima U. Come capirete, di origine sarda, mio papà era appunto proveniva dalla Sardegna, poi io sono nato e cresciuto al nord, come si capirà magari dalla mia dizione. Va bene, allora invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete tutte le altre video presentazioni. Grazie ancora. Grazie a tutti per l'ospitalità. Alla prossima. Che il mio signor tosto se invegna. Io non creerave altro consiglio. Il vostro è buono, ma questo è meglio. Questo mi par de tenere.